Ragazzole e ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi ragazzi vi porto una vittoria reale in Unreal, chiaramente in solo ranked, veramente assurda. Questo perché ragazzi sono riuscita a conquistare tutti e tre i medaglioni mitici dei boss e il mio inventario era soltanto composto da armi mitiche. Avevamo il pompa mitico, la balestra mitica, i guanti mitici e anche l'R mitico. Ragazzi, ho fatto davvero il devasto. Quindi ragazzoli, mi raccomando, prima di cominciare con il video lasciate subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e mi raccomando, attivate quella maledettissima campanellina così che vi arriva la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E infine vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, quindi io vi aspetto anche soltanto per un saluto. Trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione. Però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere perché qua avete da godervi un gameplay veramente pazzesco. Io vi auguro una buona visione. Immagino uscire tutto il giorno, drago, vergogna. Il sabato non si esce. Coglione! Bro, TikTok Toby, more like dog shit. Comunque farsi ballare da solo per due volte è wild. Comunque nella True Cup siamo andati molto meglio di alcuni che hanno giocato seria. E cioè, io ho degli amici abbastanza forti. Anzi, forti. Hanno fatto 7 game, poco più di nostri punti. Drago, ti giuro. Però solo perché c'è il combat, che quindi con la burst non è troppo efficiente. Cioè con la buggy non è troppo efficiente. Sto annoiando. Bro, hai rotto proprio il c***o, cioè. Muori e basta, hai rotto proprio i coglioni. Con dei guanti, fatela già quello che è finito. Ma questo? Eh sì, ti tracca attraverso gli alberi perché sono troppo forte, bro. GG. Goodbye. È stato bello giocare con lei. Mi ero già informata, ma non si poteva. Alto medaglione per me. GG, grazie per la R. Drone. Goodbye. Top 6. Eh? Che top 6? 24. Perché? No, no, Unreal. Ah, 2.50 tipo, lag del server. Mamma mia comunque, mamma mia comunque. Nasty as fuck, boy. Bro, cioè forse non hai capito. Ci può essere solo un presidente qua dentro. Sono io. Cosa pensi della season? Fa abbastanza sboccare. Vabbè, cioè, parlando delle ranked, si l'hanno migliorate tantissimo, però... I guanti, bro. I guanti in comp fanno veramente cagare. Cioè, noi siamo morti ieri tre volte... No, due volte per i guanti.
In Eval è una volta perché tipo mentre che mi stavo curando uno aveva il medaglione del nitro, ma ha genato e sono morta così di colpo. Ti dico la verità. Quindi perché non facciano danno? I pugni. Oh porco. Sì, sì. Ma sì, no, cioè il pugno non può fare. Ma poi non è che dici cioè tipo fa 20, cioè fa tipo 65. Quanto fa? 60-70? Fa una fracca. Qui, cioè, non so se sono stato io, ma ho notato che tipo tu primo pugno tipo tirato 60, poi 65, poi 70. Sì, ma cioè, sì, sì, esatto, quello l'ho visto anch'io. No, no, quello l'ho visto anch'io, te lo posso dire. Ma io ho notato che tipo il secondo e il terzo pugno ha un range anche diverso. C'è proprio un... Comunque chi gioca di balessa veramente, immagino che vostro papà vi metteva delle cose belle dietro. Non diciamo cosa. Però è comunque troppo 55. Va bene, bro, GG. GG, bro, hai voluto fedarmi. Guarda, è stato un pusher con la real. Eh? C'è uno che già ha scritto se pusho anch'io la real. No, non lo farò mai. Già sono persone dietro, non lo basta. Nice, nice! Si va così una bella win subito in Unreal. Bella partita, raga. Comunque è vero, anche sta palestra. Sta palestra. Abbiamo devastato tutto. No, la palestra è fortissima perché spacchi le build veramente fa fast. Puoi fare dei pre-fire anche con... Vabbè, il pallone non si trovava quasi mai, quindi... Cioè... Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, mi raccomando, lasciate tanti pollicioni in su. Come avete visto, abbiamo fatto una vittoria reale in Ranked Unreal veramente pazzesca. Avevo tutto l'inventario composto da armi mitiche e anche, ovviamente, i medaglioni. Praticamente, ragazzi, non ho lasciato nessuno vivo nel mio cammino. Quindi, ragazzuoli, ora però noi ci dobbiamo salutare, ma ci rivediamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto. Bella a tutti, ragazzi!